Bene, eccoci qua e vediamo i tre modi in cui ovviamente gli uomini ti mettono alla prova, ti testano, insomma, le provano un po' tutti questi uomini. Ok, andiamo all'azione. Allora, partiamo dal presupposto che se un uomo ti sta mettendo alla prova, ti sta testando, praticamente lui sta in pratica, ok? Quindi bando alla teoria, confermando un'eventuale attrazione nei tuoi confronti. Ora, confermare un'eventuale attrazione nei tuoi confronti significa che eventualmente gli piace o che ti vorrebbe portare a letto. Adesso, se un uomo ti testa, quindi ti mette alla prova e fa qualcosa di questo stampo, significa che eventualmente lui ritiene che tu possa essere la donna ideale per lui in una delle mie macro categorie che ho cercato di identificare per voi con il tempo, ascoltando sempre più persone. Ci sono due macro categorie: tizia che voglio solo portarmi a letto o eventualmente tizia che vedo come donna da sposare. Queste sono due categorie principali, non ci sono altre categorie, non ci sono i grigi, non ci sono i rosa, non ci sono i purple, ci sono soltanto questa categoria, il bianco e quest'altra categoria, il nero. Il bianco è eventualmente una categoria dove lei, scusami, dove lui ti mette sotto, appunto, magari la donna angelica, quella da potersi portare al matrimonio, all'altare, con i figli, e la categoria nera è quella dove sei in blacklist, solo per scopare. Ora, molti di voi mi hanno criticato per questo, mi hanno odiato, sto sulle palle a molte persone per dire queste cose, ma è la triste verità. Mi dispiace che queste cose, siano eventualmente effettive, però il fatto che vi diano fastidio implica lo stesso fatto che vi diano fastidio che sono reali, che quindi si verificano ed è così. Ma alla base di tutto questo, che cosa puoi fare? Puoi sicuramente rispondere in un certo modo per far sì che gli uomini, perché ti sto dicendo queste cose, perché attraverso, diciamo, la presa di coscienza di questo che ti ho appena detto, puoi verificare questi tre modi in cui gli uomini ti mettono alla prova e rispondere nel modo giusto, in modo tale che gli uomini possano più o meno identificarti o nella categoria bianca o nella categoria nera. Quello che ti suggerisco io di fare qua e quello che suggerisco di fare in generale è cercare di farsi mettere sempre nella categoria della donna da sposare o con la quale mettersi, perché eventualmente se tu volessi fare una tromba amicizia con lui, quindi nel caso in cui tu non avessi intenzione di rapportarti con lui come se fosse tuo marito, eccetera, a prescindere dalla strategia per la donna angelica, è sempre la strategia migliore perché ti consente nel lungo termine di scegliere poi se categorizzarti come amica di letto o meno. Scusate che la telecamera sia storta, adesso mi vedete meglio. Quindi questo di base. Ora, il primo modo nel cui ti testano è quello di provarci subito e portarti subito a letto. Intanto ti ricordo di iscriverti al canale. Iscriviti al canale qua sotto, ti puoi abbonare, puoi trovare in descrizione il link per le consulenze con me private, riservate, i miei servizi, i miei percorsi. Trovi anche il link per i miei libri, per scaricare il libro gratuito, per il canale Telegram e tante altre cose in descrizione dei miei servizi. Vai a dare un'occhiata. I miei libri li trovi su Amazon, basta scrivere Federico Picchianti. Quindi il primo modo, tornando al discorso, è quello di mettersi a spingere per portarti a letto. Ora, spingerti per portarti a letto come viene fatto? Ah, guarda che eventualmente potresti venire a casa mia e io personalmente lo faccio, cioè io vi racconto che personalmente ho fatto questa cosa con alcune donne e alcune donne ovviamente hanno accettato, altre no. Chiaramente io lo faccio perché, cioè nel senso perché io faccio questa cosa perché miro subito a portare a letto una ragazza, perché è controintuitivo rispetto a quello che volete voi. Eventualmente se io mi rapporto una ragazza e miro immediatamente a portarmela a letto è perché la categorizzo come ragazza che voglio solo portarmi a letto. Poi c'è sempre una percentuale, una chance del 20% che io possa cambiare idea nel lungo termine e pensare che eventualmente questa persona possa in qualche modo rappresentare la madre dei miei figli, che tra l'altro nemmeno voglio, o mia moglie, che nemmeno voglio sposare, però in generale una compagna, ok? Anche se sono di vedute aperte, quindi una compagna, relazione aperta, adesso non lo so, non saprei nemmeno definirla in realtà, non dovrebbe nemmeno essere definita, nemmeno avere una definizione specifica. Quindi di base, quello che dovresti valutare è che se lui spinge per portarti in situazioni dove c'è un'intimità notturna che si può verificare, cioè se io ti invito a casa mia per la colazione, è molto 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 diverso rispetto a ti invito a casa mia per la cena. È sempre lo stesso principio, o eventualmente il post cena. Il principio è sempre uguale, non cambia un cazzo e non cambia mai. Ma di base, se ti invita a casa è perché ti vuole portare a letto. E eventualmente un uomo che spinge per portarti subito a letto è un uomo che in quel caso, ok, ti mette alla prova. E chiaramente se ti vuole portare a letto è perché è attratto, quindi eventualmente gli piace o gli interessi. Questo te lo puoi mettere in testa, te lo puoi stampare. Sì, gli piaci, ma in che modo gli piace, in che categoria? La tua risposta a questo definirà eventualmente se
per lui rispecchi una con cui andare solo a letto o meno. È chiaro che se tu rifiuti di andare a letto con lui, quindi rifiuti di andare a casa sua, lo stanerai immediatamente. Quindi metterai, per conquistare un uomo, devi sapere queste cose perché ti metterai quindi con dei paletti, ti posizionerai, imporrai con dei paletti nei suoi confronti che rappresentano per l'appunto, una definizione di quello che vuoi tu anche. Che se non collima con quello che vuole lui, cioè solo portarti a letto, tenderà a scartarsi da solo. Cioè, per esempio, una ragazza mi dice, dopo la call, mi dice: "Ah, ma sai, tutti questi uomini che ho conosciuto mi dicono, cioè un uomo che ho conosciuto in particolare mi ha detto che una così non va da nessuna parte, una che aspetta per andare a letto, no?" Ma questa è una cosa fantastica da dire se tu vuoi manipolare una donna e indurla a venire a letto con te. Va benissimo. Tu puoi dire a una ragazza: "Beh, sai, così non andrai da nessuna parte, così io e te non andremo da nessuna parte." Perché? Perché semplicemente si sta ritenendo fisicamente perché non sta venendo a letto con te. Questo dovrebbe essere il problema. Questo dovrebbe essere la falla grossa che dovrebbero avere tutte le donne. No, invece è proprio un modo che loro utilizzano per screditare quelle che sono le tue decisioni, eventualmente delle decisioni di ritenzione fisica. E portare chiaramente poi queste decisioni a un risvolto di qualche tipo, ovvero portarti a letto. Quindi spingere portarti a letto, tu risponderai con: "Beh, non è il mio stile, ma magari un giorno potrei venire a casa tua per cena." Ok? Questo è il modo giusto per tutelarti dall'idea o dalla situazione dove lui ti voglia portare a letto e basta. Ok? E se rifiuta e sparisce, dovresti esserne contenta perché avrà evidenziato il fatto che lui non sia davvero interessato a te. Nel secondo caso, ok? Il secondo modo in cui ti testano è quando fanno un push e poi fanno un pull, cioè spingono e vengono verso di te e poi si tirano indietro. Quindi quando si tira indietro volontariamente. Ovviamente per evitare di rimanerci male nelle situazioni dove lui si allontana, tu dovresti avere una vita stabile, quindi come dicevo in altri video, dovresti avere diciamo un buon 60-70%, anche 80% di iperstabilità nella tua vita, che non è un'iperstabilità del tipo: "Ah, faccio una vita monogama, che palle." No, è una vita stabile, quindi un'iperstabilità del tipo: ho le mie ancore, le mie isole felici che sono la mia famiglia, la palestra, i miei hobby, i miei libri, le mie amicizie, le mie ragazze, la mia corsa, cioè le mie amiche sarebbero le mie ragazze, ok? O i miei amici, insomma. Queste sono delle isole felici che ti dovrebbero tirare, diciamo, su nel momento in cui lui si tira indietro volontariamente. Un uomo che si tira indietro volontariamente, che cosa sta facendo? Sta semplicemente dicendo: "Ok, adesso ti metto alla prova. Vediamo se io mi tiro indietro e tu diventi iperfocalizzata su di me." Quello che viene naturale, no? Come a tutti i bambini, tutti gli umani, eccetera. Dal momento in cui qualcosa smette di essere disponibile, ci prodighiamo o prodigiamo, non lo so, chiamate l'Accademia della Crusca, Motherfuckers, ci andiamo a spingere verso quella cosa che stiamo perdendo e facciamo due volte lo sforzo che eventualmente avremmo fatto qualora la cosa non si fosse allontanata. Dunque, l'allontanamento stesso di qualcosa, il pullback che lui sta facendo nei tuoi confronti, implicherebbe in quel caso che lui stia definendo, ti stia mettendo alla prova. Chiaramente è chiaro che alcuni uomini si tirano indietro perché eventualmente hanno un problema al lavoro. A me è successo in passato, ho fatto pullback involontariamente con alcune donne e in quel caso loro mi riscrivevano di più, erano più attente, più prodighe a, diciamo, salvare la nostra frequentazione, ma io semplicemente stavo avendo dei problemi in un ambito specifico della mia vita o in un altro ambito della mia vita, personale, a volte è capitato scusate, parentale, a volte è capitato invece a livello lavorativo. Cioè, questo è normale, ma fa parte del 10-5% dei casi. Non è che tutti i giorni noi tutti finiamo a fotterci la vita in qualche modo. No, tutti i giorni invece gli uomini li mettono alla prova. Il 10% una volta, once upon a time, una volta, c'era una volta dove succedevano questi problemi tutti i giorni. Adesso la vita è facile, ok? Adesso è easy come easy go. Quindi, se lui vedi che fa pullback e si tira indietro 5 volte su 10, allora hai un problema. C'è un problema. Si presenta un grave, grosso, grasso, dannato problema. Ovvero ti sta manipolando. Ovvero ti sta mettendo alla prova. Che è positivo.
Se la tua risposta è il mirroring, al 101% il mirroring si rifà o al peggiorativo o al pari. Io suggerisco sempre poco poco meno. Cioè lui ti manda un emoji, tu gli mandi un emoji con i due puntini e la parentesi, quindi nemmeno un emoji espressa, un emoji ancora vecchio stile. Lui ti manda due messaggi, tu gliene mandi uno, non che lui ti manda due e tu gliene mandi due. Quello è 50%, quindi mirroring al pari. Invece, che ne so, il peggiorativo al 25% è che lui ti manda tre messaggi e tu ne mandi uno, ancora peggio, no? Ok? Qualcosa di questo stile. Quindi, se si tira indietro volontariamente, tu dovresti mantenere il mirroring, non dovresti duplicare, ok? Non dovresti, cioè, scusami, non dovresti duplicare le attenzioni che dai a lui, ma dovresti duplicare il peggiorativo al massimo, cioè la stronzaggine la dovresti duplicare. Scusate, mi chiudo il naso, a parte mi chiudo anche i baffi, vabbè. Così, oggi così, poi mi bruciano gli occhi, gli occhiali. E poi c'è il terzo modo, third way, easy, easy, easy boys, super facile. Il terzo modo è che ti chiede di uscire fin da subito per uscire dal momento al giorno stesso. Io lo faccio ragazzi, io lo faccio, ma io ho uno stile di vita estremamente, estremamente frenetico, super problematico a livello di organizzazioni perché lavoro su appuntamenti e quindi questa cosa non mi consente di vivermi al massimo. La possibilità di organizzare qualcosa con qualcuno per qualche giorno dopo. L'unica cosa è che posso organizzarlo magari in tempo di o giorno stesso o eventualmente settimana dopo. Quindi questo è leggermente deficitario per me. In generale, quello che consiglio è di evitare comunque qualsiasi uomo che in quel caso viene da te e ti dice: Oh, ma sai, ma ci sei stasera? Perché io lo faccio. E alcune volte, gran parte delle volte in cui l'ho fatto con persone delle quali appunto non mi fregava un cazzo, delle quali avevo poca considerazione, ok? Non vi posso vedere chat, chiaro. Ogni volta ho sempre la cosa di far vedere chat, ma non posso, ci mancherebbe. E questa cosa mi ha portato a perdere delle persone o eventualmente a mettere indirettamente in testa delle persone o delle donne che mi rispondevano poi: Ah, beh, sai, non è il mio stile, che rispondevano praticamente come insegno io, cioè fantastiche, bravissime. E dicevano, sai, non è il mio stile, no, preferirei qualcosa di più organizzato, magari la settimana prossima, fammi sapere quando ci sei e ci organizziamo. Fantastica! Questa è la risposta che devi dare, ok? Ci sta che uno ti invita all'ultimo se è veramente super impegnato e se accade però non all'inizio, ma dopo già 8-10 appuntamenti, 2 mesi che l'hai frequentato, eccetera. Non prima, cioè prima, durante il processo del dating dei 2 mesi, deve essere qualcosa di cadenzato, di tranquillo, di rilassato, non qualcosa di iperveloce del tipo ok, adesso ci vediamo nell'immediato, vieni stasera 2 ore prima, ti invita, perché quella si chiama booty call, cioè la chiamata del sedere in inglese, che sarebbe la chiamata che mira semplicemente a, vabbè, hai capito che cosa, a scopare, ok? Quindi dovresti rilassarti quando vedi queste cose, darti molto più tempo e rallentare nei confronti della persona, quando ti mette alla prova, quando ti testa, sii felice e paziente allo stesso tempo, perché un uomo che ti mette alla prova è un uomo che è potenzialmente interessato ad avere qualcosa con te, ma che allo stesso tempo vuole valutare quanto ti può schiacciare o mettere i piedi in testa, quindi non ti far mettere i piedi in testa. I'll be seeing you in the next. Iscriviti al canale Federico Picchianti qua in descrizione, trovi il link per il Patreon, ottenere le mie video risposte, i miei servizi di consulenza. Eventualmente trovi anche il link per abbonarti al canale, accedere al mio libro gratuito che puoi scaricarti, al canale Telegram gratis. Scriviti tutto qua sotto. I'll see you in the next. Un abbraccio.